Dentro la cronaca. 500.000 interventi chirurgici rinviati, 4 milioni di screening oncologici posticipati. Buongiorno al professor Giovanni Migliore, presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Come si è arrivati a questi numeri? Buongiorno. Guardi, noi non dobbiamo dimenticare che il 2020 per noi è stato un anno complicato, devo dire drammatico. Quest'anno un terzo dei pazienti che arrivano in ospedale, di fatto, per fortuna, grazie alla vaccinazione, noi oggi abbiamo il 90% della popolazione già vaccinata. E lì che si fa? Questi qui non sviluppano la patologia polmonare importante, però ovviamente sono positivi. Come lei comprenderà, possiamo assisterli insieme agli infartuati che non sono positivi? Ovviamente no. E allora è necessario che questi abbiano quell'assistenza specialistica che meritano e vadano in delle strutture che siano multispecialisti. L'ho chiesto al professor Basile, professor Migliore, lo chiedo anche a lei. La situazione è quella che è. Se tutti quanti si vaccinassero, questi posti letto e il diritto di chi ha malattie extra Covid verrebbe o no tutelato adeguatamente? Le do un numero. Ogni paziente in rianimazione Covid per noi significano almeno 20 sedute operatorie e 100 interventi chirurgici in meno. Lei consideri che il 70% dei pazienti in rianimazione Covid non sono vaccinati. Tragga lei le conclusioni. No, che le traggano da casa. Grazie, professor Migliore.